Terus gue diserap parifah. Kalau gue semoga teman dia lo Christina Mara. Kalau aku juga jadi bad, kira-kira segini deh. Dia sekarang gue masih dikirkan. Ini resta itu nanti. Oke sih, langsung masuk. Terus gue gimana ya. Maka saya ngantar ke blockchain. Dapur yang kritik, gue dalam celap. Lalu jalan diri gue tak sejap ya. Kalau safari di kamp. Kalau semua mesej di labu. Oke sih juga. Kalau mungkin menurut waktu. Kalau terima kasih. Jadi yang nanti lah. Jadi dia terima kasih. Juventus itu lagi ovviamente fa la gara, ma la Milan vince anche con un obiettivo al minuto numero 5 e lassù numero 7 vale a 2 come Edith che davanti al portiere viene improvvisato, poi è ancora un giallo, questa volta con una stampita, mentre la Juventus si rende riesce a rendersi di rivolto qualche istante dopo, mentre ancora un altro attacco del Vigiano rischia di far capitolare la porta bianconera al minuto numero 16, poi sarà la Juventus ad andare vicino al gol al 17esimo con il gioco. Lo stesso qualche istante dopo fa da spunta al contatto, sarà la conclusione da parte delle numero 11 bianconeri di Sierra Antica. Poi sarà ancora la Juventus, ancora nel primo tempo, a provare ad andare in gol, ed è ancora Sierra Antica a provare la conclusione, a lasciare indietro ancora lo stesso e tenta la conclusione, e lo stesso Sierra Antica in seconda ribattuta. Ottima per la risposta del numero 1 Rezzo, che mette in calcio la Juventus verso il finale della prima frazione, dello stesso Ferrantino prende una traversa incredibile a porta vuota, poi la Luigia con un vari batti di battina riesce a salvarsi e anche allora prende un primo momento. Le immagini possono quindi passare alla ripresa, sarà ancora la Luigia incredibilmente al minuto numero 5 prova ad andare in gol, questa volta è di Chio a tu per tu con il portiere della Juventus, ma colpisce il palo e così la palla può tornare tra le braccia della portiere bianconera. Niente da fare per Lugiani, e allora la Juventus che rischia di andare in vantaggio e ci va verso il finale di gara, ma prima c'è il calcio di rigore battuto da Giotto per un presunto fallo di mano in aria visto dall'arbitro. Giotto va contro il numero 1 della Lugiani e mette il pallone poi che arriva lì al minuto 34 con il numero 2 Boffa che spiazza il portiere della Lugiani e manda in vantaggio la Juventus. Sarà il gol vittoria che va alla prima successo per il bianco nero, il primo mezzo, Cristina Varane.